buona scheda per la gravidanza? Qual è una buona scheda per una donna dopo i primi mesi di gravidanza, dopo i primi 2 mesi, quando si è evitato, si è superato il pericolo di distacco del feto, e fino ad arrivare agli ultimi mesi, dove poi dovrai stare a riposo come nei primi mesi, quindi nel periodo intermedio della gravidanza. Vediamo. Trazioni alla death machine, 10 ripetizioni, sempre non a cedimento. Panca inclinata, manubri, car manubri, panca inclinata, French press manubri, superstere, leg extension, leg carry, e sollevamenti laterali su panca inclinata appoggiata di lato, quindi ti poggi sulla panca inclinata e solleverai i manubri per le spalle, quindi solleverai i manubri come se stessi eseguendo un sollevamento laterale. Tutte 10 ripetizioni, tranne il leg carry, 8 ripetizioni. Quindi vanno evitati tutti quegli esercizi da decubito supino, soprattutto, che portano molto molto afflusso di sangue verso il feto. E vada bene che dove ho scritto leg curl intendo la leg curl da seduto, non quella da sdraiato, pancia in basso. Se non hai questo macchinario, non esegui del tutto la leg curl e lavorerà solo con la leg extension. Perché? Perché comunque è un periodo particolare della tua vita, e quindi te ne devi fregare dei muscoli e devi dare importanza al bambino. Oppure un esercizio che puoi fare in piedi con le cavigliere pesanti e porti il tallone verso i glutei, ok? Sempre in piedi. Oppure effetti quel macchinario dove stai seduto tipo leg extension, però al posto di portare la gamba in alto andrai a spingere verso il basso. Sono tutti esercizi che non fai né da distesa né dove andrai a portare un grosso sforzo nella parte comunque addominale, la parte pelvica. E se ti alleni così in maniera graduale, senza andare a cedimento, tenendoti abbastanza lontano dal cedimento, diciamo 2 ripetizioni, riuscirai a stare in forma tu e far star bene il tuo bambino. Perché qui tutti gli sforzi intensi, a cedimento, molto, dove lavori molto da sdraiata, non vanno bene. Grazie di seguirmi, alla prossima, ciao!